mancano 6 minuti, faccio 25 e 50. Manca un minuto. Ci sono indovine. Si chiama Cescaghe. E caga. Ecco, sta arrivando. Dammi sotto. Metti l'ansia. Tanti auguri a te. Grazie. Stai invecchiando. Grazie. Grazie. Pure si è spenta. Ma spegni le luci, dai. Messi le luci. Ho fatto delicatezza. Sono la bimba felice. Che c'è scritto? Allora, per fare un buon compleanno, ma non devi farmi il regalo, lo sai. No, cioè tu sei matta. Dai, c'hai anche gli occhiali da sole. Sì. Benvenuto, bentornate in questo nuovo vlog. Oggi è un vlog speciale perché è il vlog del mio compleanno. Non so se avete visto lo scorso video che vi lascio qui sopra. Ieri ho girato un vlog dove ci sono stati i preparativi per il mio compleanno. Ieri sera siamo usciti a festeggiare con un mio amico. A mezzanotte ho spento le candeline e ieri vi ho portato con me perché ho dovuto fare un po' di giri. Abbiamo messo i palloncini qui a casa. Ieri sera sono tornata parecchio tardi perché erano 1:30. Poi il tempo che ho parlato con voi, mi sono struccata, mi sono messa a letto, si sono fatte le due, ma ci ho messo veramente veramente tanto a prendere sonno e non sono riuscita a riposare benissimo. Infatti sono le 8:02, ho deciso completamente di svegliarmi. 25 anni ragazze e sentirli tutti. A parte gli scherzi, ieri sera avevo un po' di pensieri, poi se avete visto il video avete anche visto il mio sfogo finale, no? Dove vi ho raccontato un po'. Fuori è brutto tempo, poi è domenica, quindi è già cupa la cosa, nonostante il mio compleanno è cupa, eh. Oggi non ho programmi. Alle 6 devo andare a prendere la torta perché stasera festeggeremo con la mia famiglia qui a casa e di questo sono contenta perché un'altra costante della mia vita è la mia famiglia. Io penso che la mattinata la passo a montarvi due video, così mi porto avanti e intanto andiamo a fare colazione. Mia mamma stamattina mi ha fatto trovare questi fiori, guardate che belli. E questo è l'addobbo che abbiamo fatto ieri. Quindi se avete visto il vlog già lo avete visto. Mi piace un casino quest'anno, più degli altri anni. Le bandierine con tutti questi palloncini li ho presi da Shein, tranne il 25 che l'ho presi dal cinese qui dietro. E le altre cose alla fine si sono fatte le 9 perché sono restata un pochino a letto. Inizialmente non mi ero accorta né delle rose, né del biglietto, né del regalo che mi aveva fatto. Quindi mi fa, ma non hai visto il biglietto? Io ho fatto, no, il biglietto, non hai visto le rose? No, che rose? Cioè io praticamente ignara di tutto, sono scesa dal letto, scesa dalle scale, sono andata dritta in cucina, non mi sono filato nulla, cioè io proprio ancora dormisto. Ve l'ho detto che 25 si fanno sentire, adesso non vedo neanche più le cose intorno a me, ciao, già sono cieca di mio perché sono cieca, poi non mi accorgo dei particolari, capito? Comunque già immagino le mille foto stasera qui dietro. Sono le 14:20, ho passato tutta la mattina a montare il vlog precedente che avete visto, mi sono divertita un sacco, era da troppo che non mi piaceva così tanto montare un vlog e soprattutto non mi piaceva così tanto come è uscito il vlog. Quindi sto già davanti la mia postazione make up con i capelli raccolti perché mi devo iniziare a preparare. Devo andare a festeggiare con la mia amica che ieri non è potuta venire, quindi ci vediamo oggi. Alle 18 devo passare a prendere la torta e quindi io ho detto ok, usciamo alle 4, alle 18 vado a prendere la torta, torno a casa e finisco da fare le ultime cose. In teoria la festa c'è alle 8, quindi alle 8 si cena, ma le persone inizieranno a venire un po' prima, quindi per le 7:30 deve essere
mettere tutto pronto, quindi in questo frangente non faccio in tempo a truccarmi. Devo fare il make-up della mia festa e del mio compleanno adesso. Inizio a fare il mio trucco, inizio a prepararmi e ci sentiamo appena finisco. Mi sono truccata, questo è il trucco per il compleanno, mi piace un casino a differenza di ieri che ho fatto un trucco molto pesante, fuori dalla mia portata, ho voluto sperimentare, infatti non mi è piaciuto chissà quanto, secondo me era uno smokey eye che nonostante l'ho reso luminoso mi ha appesantito un sacco gli occhi, questo invece mi piace molto di più. In tutto ciò mi sono truccata e ho iniziato anche ad apparecchiare la tavola perché non so come vestirmi, che è un grande dramma il non sapere come vestirsi. Sarà un aperitivo molto tranquillo, poi dovrò passare a ritirare la torta. Ho prenotato questa torta da due ragazze su Instagram che hanno una pagina, è la prima volta che prenoto una torta tramite Instagram e non vado in pasticceria, e loro si affidano, da quello che ho capito, ad un laboratorio. Sono state gentilissime, carinissime, perché mi hanno consigliato la torta dall'inizio alla fine. Ho fatto una torta con la scritta, quelle che vanno di moda adesso. Non sto sponsorizzando nulla, non sto pubblicizzando nulla, non mi pagano per fare ciò. Vi do solamente la pagina Instagram per chi è del mio paese e vuole delle torte super particolari, perché loro sono veramente brave. Si chiamano Leggine e mi hanno accompagnato nella scelta della torta dall'inizio alla fine, perché ero super indecisa sul colore, sulla scritta, se farla alta, se farla bassa, le decorazioni. Ho alte aspettative, veramente alte, non vi spoilerò la scritta, spero che verrà e che è venuta come penso io. Infatti adesso gli ho mandato un messaggio, ho detto buongiorno, mi confermi tutto per oggi alle 18 passo eccetera eccetera, mi hanno risposto di sì, quindi sono veramente curiosa di sapere come è venuta, cioè sono veramente curiosa, non vedo l'ora di vederla. Comunque adesso mi vesto e andiamo a festeggiare il compleanno con questa mia amica. Alla fine ho optato per il vestito di ieri, ma semplicemente perché con questo tempo non si sa che bisogna fare. Mi ero messa un paio di pantaloni con il top lungo, ma faceva troppo caldo, a maniche lunghe. Ho fatto giusto una passeggiata, un aperitivo e poi devo passare a prendere la torta. Questo è come ho apparecchiato. Che c'è scritto? Allora, per fare un buon compleanno, ma non devi farmi il regalo, lo sai. L'ho detto, venite al mio compleanno senza regalo, perché volevo, cioè mi interessava che voi venivate. No, cioè tu sei matta. C'è lo scontrino di cortesia se lo vuoi cambiare. Ah, leggi un attimo. Tu sei matta. Cioè ormai conosce anche i miei gusti. Sì. Questo è piccolino da viaggio, il rossetto. Ah, questo non lo apro, però appena mi finisce il mio. No, vabbè, grazie. E di che? Grazie. Mi emoziono adesso. Ti piace? Sì. Ti vuoi presentare? Oddio, mi imbarazzo un sacco. Dai, c'hai anche gli occhiali da sole. Sì. Ciao! Ciao! Io so che a te, ma sto messa male là. Tanto non entra nessuno perché entro solo io. Ah, ok, sì. Cosa hai pensato? Fa vedere. Mozzarella. Parmigiano, Stai a Beirut, stai. No, 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 no,
Eccola. Penso che è stato il vlog del mio compleanno più corto che ci sia, ma ho una motivazione che non vi ho detto. In realtà ho provato a dirvelo tante volte, ma ho sempre tagliato la parte perché ho sempre pensato che a nessuno interessasse, ma penso che sia arrivato il momento di dirvi che c'è questo problema. Da quando sono tornata dalla mia vacanza io ho problemi con la macchinetta a registrare. Mi ritrovo molto spesso a registrare parti di video o proprio discorsi che faccio, e troppo spesso c'è la macchinetta che mi si impalla e mi cancella il video, quindi si blocca e bloccandosi il video va perso. Non sapete quante volte mi capita durante un video, troppe, e quante volte io ripeto quella parte o alla fine lascio perdere e non racconto quella cosa perché non mi va di ripeterla una seconda volta. Questa cosa purtroppo è successo con questi video che ho girato oggi. Io con questa macchinetta oggi ho girato il video con la mia amica, un altro, ho girato il video che mia zia mi ha regalato una torta e la stavo scartando, ho girato il video quando scartavo i regali, ho girato il video quando spegnevo la torta, ma tutti quei video mi si è impalata la macchinetta e si sono cancellati. Io per fare queste clip faccio tutte piccole clip e stoppo ogni 30 secondi. Poi penso che un vlog del genere del mio compleanno sia un vlog spontaneo, e quindi nel momento in cui riprendo non è che mi metto a riprendere che riscarto i regali, perché non ha assolutamente senso, non sarebbe un vlog spontaneo ma sarebbe un vlog stramontato. Quindi secondo me la macchinetta è direttamente da cambiare. Sono una youtuber, che mi chiamo così adesso ma non mi definisco così, lo sapete, che ci tiene tanto alla qualità dei suoi video. Io non mi metterei mai a fare video con una fotocamera che costa poco, che non abbia un'alta qualità, perché io ci tengo che voi vediate i miei video bene. La macchinetta con cui sto registrando è una macchinetta che ho comprato una volta, mi sono voluta regalare una sola volta e mi sono detta che questa macchinetta mi deve durare tutta la mia vita, perché sennò finisce la mia carriera da youtuber povera. Ma sinceramente adesso non ho minimamente intenzione di farmela nuova. Detto ciò, io vi saluto perché si è fatta una certa, letteralmente. Sono le 11, domani è lunedì, devo andare al lavoro. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, ma vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!